ragazzi, sono Lorenzo ed oggi finalmente faremo il tour completo di casa mia. Vedete ogni singolo segreto di tutte le mie stanze e ovviamente vi farò vedere tutto quello che c'ho qua dentro, perché voi avete sempre visto questa parte, non avete visto tutto il resto, ma ora lo vedrete. E ragazzi, se volete anche il video della stanza da gaming nello studio, scrivete tutti sotto i commenti studio. Iniziamo. Allora, forse molti di voi non sanno che io vivo da solo. Sì, sono così grande e responsabile. Responsabile non parlo. Responsabilissimo da poter vivere da solo. Ed iniziamo dalla mia camera da letto, dove praticamente dormo tutti i giorni. Allora, questa è la mia camera da letto. Non fate caso ai due monitor che ho qui, perché insomma ho fatto delle robe, però bello. Però come vedete, questa è la mia camera da letto, questa è la mia TV dove mi stendo qui, mi vedo Berlino, la casa di carta, tutto mi vedo. Qua invece c'è la classica sedia che hanno tutti a casa piena di vestiti. Dai, non potete dire che non avete una sedia dove mettete sempre tutti i vestiti. Ma andiamo da questa parte. Allora, questo è il mio tablet, me lo metto qui, ogni tanto guardo dei video. Questo è appunto il mio letto. E qua... questo è l'angolo delle borse. Io sono Carpisa, letteralmente. Se volete una borsa, mandatemi il prezzo sotto nei commenti, poi decido io. Ora, i più attenti di voi hanno notato una cosa: un tira graffi con una mega ball, con una mega palla. No, comunque letteralmente mega ball e mega palla. Cioè, non è che... E quindi sì, io, signore e signori, ho un gatto che adesso vi faccio vedere. Ciao, vieni qua. Vi presento Candy. Non l'ho mai presentata proprio ufficialmente, ma lei è Candy. Non è la sorella di Doremi, che è l'altro mio gatto, che comunque ancora c'è, ma questa è Candy. Continuiamo, perché da questa parte, accanto alla bellissima televisione, ho l'Xbox eppure la Nintendo Switch che sta là dietro. Per il poco spazio che c'è l'ho dovuta mettere qua. E poi abbiamo una paperella. Bellissima. E alla fine, ultima parte di questa stanza, l'angolo dei peluche, dove ci abbiamo 40.000 peluche. E non ci sono solo questi, poi ne ho un sacco negli armadi là dietro. Qua dietro ne ho tantissimi. Voi non volete sapere cosa c'è qua dentro. No, che non lo volete sapere. Però lo apriamo. Loggy Wuggy da un metro ha preso il possesso del mio armadio. Come farò ora? Non potrò dormire. Vabbè, andiamo in bagno. Allora, il bagno si presenta in questo modo. Cioè, scusate, io sono andato a prendere proprio le targhette che ho scritto toilette. Era troppo divertente, se no non si capiva che era il bagno. Poteva anche essere la mia stanza da gaming. Ma entriamo nella mia stanza da bagno. Oh, uno schifo di toilette. Come vedete, questo è il mio bagno. Una volta ve l'avevo fatto vedere, avevo fatto la copertina dove io indicavo lo schifo di toilette. Questo è il mio bellissimo specchio, lo so, un po' piccolino. Qua ci sono tutte le robe, tra cui una cosa strana chiamata schiuma da barba idratante con avocado. Mi faccio la barba. Uno dice che c'ha la schiuma da barba, si fa la barba. Dove ce l'ha la barba? Non ce l'ho. Mi cresce un po' di barbetta, la tolgo perché non mi piace. Però comunque, continuiamo. Qua c'è la mia doccia. Se andiamo qua dietro, ci sono robe, cianfrusaglie che non so manco della loro esistenza. Tipo questo qua. Cos'è? Non lo so. E questo è il mio piccolo bagno. Piccolo bagno, ma grandi. Ora, qui c'è il bagno. Qui c'è la camera da letto. Qui c'è la stanza da gioco, ma non ve la faccio vedere ora, ve la faccio vedere all'ultimo perché dobbiamo andare in cucina. Allora, la cucina un po' già l'avevate vista da qualche parte, però adesso ve la faccio vedere bene. Qua, banane. E la banana, e la banana. Scusate un attimo, ma... Oh, you touch my tra-la-la. Non era voluto, lo giuro.
Come dicevo, cucina con il bellissimo barattolone di Tartarughe Ninja Chaos Mutante. Perché chi non lo sapesse, ho fatto il doppiaggio di Ray Filet in Tartarughe Ninja. Qua abbiamo ovviamente tutte cose. Non chiedetemi che ci fa la lavatrice, qua è l'unico posto in cui si poteva mettere. Qua c'è il piano cottura. Sì, avete capito, io lavo i piatti e cucino da solo. No, Lorenzo, ma no, io non ti immaginavo così responsabile. Pensavo fossi solo un ragazzo che dice cose strane all'interno dei video. E invece no. Per questo ho anche Alexa qua, per chiederle appunto qualcosa da mangiare. Alexa, cosa posso mangiare stasera? Spero qualcosa di buono e nutriente. Ma anche io speravo qualcosa di buono, ma pensavo tu me la dicessi la ricetta. Vabbè. Qua c'è il mio divanetto con i giochini del gatto che ogni tanto sono sparsi in giro. Ed essenzialmente questa è la mia cucina. Qua lavo, queste sono le dispense. Eppure qua dispensa. E qua c'è la mia macchinetta del caffè e lo zucchero. Senza di questo non posso vivere. Ma ora entriamo dentro la mia stanza da gaming, assolutamente bellissima. Non prima di aver superato l'angolo dei pacchi e cose da buttare. Ed eccola qua. Pronti? Questa è la mia stanza con il divieto di accesso, perché nessuno oltre me deve entrare qui. Ed iniziamo da dietro la porta. Pingu! No, no! Questo è il dietro della mia porta. Allora, qua ci sono tutti i disegni di Five Nights at Freddy's che mi avete fatto sul server di Discord. Mi raccomando, link server di Discord è sotto in descrizione. Qua c'è una bella lavagnetta dove, non lo so, ogni volta le persone che vengono a casa scrivono cose. Tipo, andiamo a New York, questo l'ho scritto io. Andiamo al sushi, ciao Lori. E poi ti amo e ti amo. Io sono molto romantico. Continuiamo, perché qua dietro c'è ovviamente il mio bellissimo specchio, ma quello no. Quanto è inquietante SpongeBob che mi guarda la notte. Questo è lo specchio. Qua abbiamo la stampante insieme a ogni tanto qualche scatola che si ritrova qua e poi si ritrova nel cestino. E qua dietro, vabbè dai ragazzi, questa l'avete vista tutta. E certo, per alcune cose, per esempio qua dietro ci sono Pokémon Zenith regale, perché sì, io faccio collezione di carte Pokémon, assolutamente. Ma ora andiamo appunto qua dietro. Spostandomi qua dietro, ecco il bestione. Il computer che sognano tutti i gamer, che ho sognato per 10 anni e che finalmente ho. RTX 4090. Sistema LED RGB per fare 50 milioni di FPS. Volevo mettere qui Pingu, però non mi dà l'opzione, mannaggia. Insomma, una vera bestia con cui edito i miei video. E fidatevi, editare i miei video su un computer normale è dove. Ma passiamo a tutta la mia stanza da gioco, dove c'è un nuovo angolo lì. Ok, questa l'ho sistemata oggi. Qua ci sono i bracci, questi sono i due monitor, come vedete. Là ci sono io con la telecamera, una Sony, una bellissima Sony. Qua ci sono le luci, faretto LED 1 che ho attaccato dietro al monitor in un modo che non potete capire nemmeno. Faretto LED numero 2. Allora, per chi volesse saperlo ragazzi, monitor 22 pollici verticale Kouriwi Full HD 100Hz, Odyssey G7 QHD 240Hz, microfono Rode NT-USB Plus, tastiera Cooler Master CK720, cuffie che attualmente sto utilizzando, le Pulse 3D della Sony, Logitech G502, il mouse bellissimo, questo qua lo hanno tutti, è l'unico in cui mi trovo bene, casse stereo Trust Titan mi pare 2.1. come vedete qua ci sono un po' di cose in giro perché ogni tanto mi capita. Il nuovo angolo dove abbiamo il nostro Freddy. Ragazzi, questi sono bellissimi. Qua c'è un Pingu un po'... che carino! Qua, come vedete, ci sono dei Funko Pop. Io questa zona è nuova, la vorrei illuminare tutta. Qua c'è il Quest 2. E poi, se ci spostiamo qua, cosa che forse non avete mai visto, il bottone da 1 milione di iscritti.
vi racconto solo una cosa. Solo una. Vedete queste due carte qui? Perché le ho messe qui, voi direte? Perché per appendere questo play button ho fatto dei buchi enormi. E per coprirli ci ho messo le carte di sopra. Lo so, nel senso non sono bravo a fare il fai da te. Poi vabbè, qua dietro già praticamente tutti lo vedono sempre in ogni mio video. Abbiamo il guanto di Thanos, qua i miei Funko Pop. Dietro tra l'altro ci sono altri Funko Pop, sono tantissimi, di Five Nights at Freddy's, di Among Us. E poi qua c'è una bellissima foto con Pogodogo. Che carini che siamo, oi oi oi. Insomma, questa è la mia stanza dietro le quinte. E questa è la stanza senza dietro le quinte. Quindi ragazzi, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, cliccate il tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto. Lasciate un sacco di pollici in su. Poi il vostro Loris è tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video.